Ciao Manuela, racconti un attimo cosa state facendo questa mattina. Oggi è la giornata mondiale del diabete. Oggi è la giornata mondiale del diabete e siamo in piazza come ogni anno per fare prevenzione. Il diabete è una malattia che non si riconosce. Molto spesso troviamo le persone con già delle complicanze in atto, quindi cerchiamo di prevenire questo facendo appunto delle glicemie gratuite in piazza e purtroppo come ogni anno ne troveremo dei diabetici che non sanno di esserlo. Ho capito, è un servizio molto importante che fate, meno male che ci siete perché altrimenti tanti non lo dovrebbero sapere, forse è un momento troppo tardi magari. Certo, infatti molti lo sanno quando hanno già subito un infarto o problemi ai piedi, agli occhi o dopo un'operazione, però già il diabete insomma ha fatto i suoi danni. Grazie, sai. Prego. Preferisco questo. Questo? Sì. Come mai preferisce quello lei? Gli altri avevamo le nostre preferenze. Lo deve avere lei. Bisogna che te lo tenga sotto controllo. C'è mia sorella là. No, ma non gliel'hanno dato. Ma fa la ricerca. Con quello vado a scuola. Ah, non lo legge? Come mai non me lo legge? Sono fuori scala? Sì. Ci vediamo un attimo. Cambiamo lo stick. Ok, aspetta che vada a te. Ah, ti danno un bel tassino, Tenga? Eventualmente c'è qualcuno di là. 110. Come 110? Buono, cattivo. Ha fatto già quella funzione? Sì, sì. Piazza, e oggi? Questa mattina siamo qui in piazza a fare, perché la prevenzione comincia dalla piazza. Questo pomeriggio saremo in piazza Aldo e Dino Ballarini. Da che ora a che ora? In concomitanza con la fiera di San Martino. Fino a che ora? Dalle 14.30 alle 18.30. Questo pomeriggio in piazza di Dino Ballarini. Grazie.